lingua non è semplice, soprattutto la lingua italiana, voi sapete con la grammatica che avete è abbastanza difficile per gli altri. Andate giù nel paese mio o andate giù nel un altro paese, andate a vedere come fa per imparare una lingua, non è semplice, ma noi andiamo a scuola, mica che noi siamo i bambini, ma noi prendiamo il tempo, sacrifichiamo il nostro tempo per andare a scuola, per imparare la cultura italiana. Allora quando sento, a volte mi dicono, ma tu ti lamenti sempre, no così, non così, se non ti piace torna da te, io dirò. Nessuno può scegliere dove nascere, ma possiamo scegliere dove viviamo. Noi siamo qui, abbiamo scelto di vivere qui. Allora, mica che i miei genitori o i nostri genitori, il giorno che noi siamo nati in Africa, che abbiamo scelto, o voi italiani avete scelto di essere nati qua, no? Ma andate fuori dall'Italia, in Germania, in America, all'Inghilterra, ci sei italiani che ho incontrato, che mi raccontavano la loro storia. Ma è vergognoso davanti a voi perché avete dimenticato i poveri. Il governo hanno dimenticato i poveri, non si fa così. Ma dove sta la dignità? I padri delle famiglie che escono ogni mattina per andare a rompere le schede, la schiena, per un salario di 7 euro all'ora, di 6 euro all'ora. Ma mi dispiace molto, penso che oggi noi diciamo non possiamo più aspettare. Il salario minimo, chiediamo pure questo, il salario minimo per tutti. Andate a controllare un po' sui campi dove i ragazzi stanno lavorando. Noi immigranti lavoriamo più degli altri, ma lo stipendio che noi prendiamo, a volte ho preso le busta paga di un ragazzo che fa 8 ore, te lo giuro, ho avuto le lacrime, perché il ragazzo è sfruttato, non sa il suo diritto. Ma a volte quando noi andiamo pure alla CAF, questo nome devo dire pure, quando noi andiamo lì per fare la denuncia, loro non fanno, ma perché? Il governo deve dire qualcosa, perché l'umanità io penso che non esistere qui. E mi ricordo ogni 25 aprile l'Italia festeggia la festa della liberazione, ma gli italiani non sono liberi. Nessuno è liberi nel questo paese. Ma perché noi festeggiamo qua? Voi prendete i migliaia per andare a festeggiare qua. Mi dispiace molto a dirle, ma lo devo dire, perché sto qui in Italia ormai 6 anni. Da poco che sto qui in Italia, ma la realtà ho visto. Oggi siamo qui. Noi diciamo non possiamo più aspettare, io e tutti i migranti. Noi non possiamo più aspettare. Noi non diciamo non sulla nostra pelle, non sulla nostra pelle.